Tante occasioni sprecate e un calcio di rigore sbagliato. È questo che ha fatto rimandare agli arancioni l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. Ancora non arrivano i tre punti, eppure la squadra di mister Alvini, soprattutto nel secondo tempo, ha collezionato diverse opportunità per andare in gol, ma non c'è riuscita. Anche contro il Sant'Arcangelo la Pistoiese pecca di concretezza sotto porta, non riesce ad approfittare degli errori degli avversari e si ritrova così, dopo quattro giornate di campionato, con una sola rete all'attivo e con soli due punti in classifica. Vassallo e compagni contro i gialloblu di Zauli hanno prodotto tanto, mai sono stati sottomessi, il gioco sempre in mano, ma la finalizzazione è mancata. Il numero uno romagnolo è vero che ha una sicurezza fra i pali, ha respinto l'impossibile, ad ogni conclusione ha risposto presente ed ha parato il penalty a Sinigaglia, però anche l'attaccante arancione è stato troppo lento e prevedibile nel calciarlo. Lo 0-0 accontenta certamente più il Sant'Arcangelo, che arriva a tre pareggi consecutivi, lascia qualche amarezza di troppo invece in casa Orange. Adesso la parola d'ordine è reagire. Domenica prossima la Pistoiese andrà ad Aprilia, scontrandosi contro la Lupa Roma, che ha conquistato un buon punto sul campo del Prato.